Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi voglio spiegare come fare per avere praticamente ecco, guardate, che ne so, guarda, facciamo finta che voi volete, dite, allora io ho caricato questa cosa su YouTube, però non so. Ah, io su Charm Factory, che è gratis, lo trovate su Play Store della PS4. Dite, sì, ma io l'ho messa questo. Io ho messo questo. Cioè, perché non va? Guardate. Vedete? Cioè, io l'ho messo questo. Per come mai non funziona se vado su clip video? Perché? Perché purtroppo voi, come notate, adesso ci sarà, ma il problema non sarà questo, perché guardate, facciamo finta, voi volete, dite, ho fatto un video PS4. Ah, il video che ho fatto è questo. Cliccate inizia progetto con quadrato su Shark Factory. Continua. Poi dovrete, poi guardate, allora vi basterà fare quadrato, cioè voi scegliete una clip a caso, ok? Poi vabbè, però sono riuscito a fare. Usciamo un momento, perché purtroppo sono riuscito a fare solo questo. Cioè questo. Vabbè, no, questo. Ecco, praticamente voi fate allora, quadrato e cercate. Ah, prima fate spezza la clip. Ah, prima la cancellate del. Ah, cancellate del tutto. Poi voi dovrete cliccare X e spezzarla, credo. Non lo so. Praticamente voi come si fa? Devo uscire, ecco. Ah, voi dovrete scegliere un gioco. Poi ecco, quindi voi dovrete andare su quadrato e continua. Poi dovrete andare su taglia la clip, spezza la clip. Non lo trovo più in questo momento. Fatemi vedere. Dovrete cancellare la clip. Ok, cancelliamola. Purtroppo, dato che non funziona, non ve lo posso far vedere. Praticamente dovrete prendere una clip che avete fatto voi oppure che non avete fatto voi, va bene qualunque. E poi non mi dovrebbe uscire questa. Ecco, aggiungi screenshot e scegliete uno di questi. Poi aggiungete ed eccolo qui. Il problema è come faccio i video? Bella domanda. Prima l'avevo fatto, però non posso farvelo vedere perché c'è una cosa dei miei genitori che parlavano. Praticamente dovrete andare qui, scegliere una clip. Ok? Poi aggiungi screenshot, scegliete qualunque. Io scelgo questo che mi piace un sacco e lo aggiungete. Poi qua dovreste
andare esposta, credo, la clip. Aggiungi clip e scegliete tipo questa. Aggiungi clip e poi guardate, fate vai qua, tasto, questo potrete cancellarlo. Poi voi andate all'inizio, non so come si fa a cancellarlo, e guardate, touchpad. Vedete, la sigla sarà un po' lunga. Poi mi farà così. E poi vi arriva la clip. Però se voi fate in un modo diverso, dovreste poter farcela. Quindi adesso io tipo scelgo questo. Poi faccio sposta la clip e la metto tipo, che ne so, qui. Poi fate aggiungi clip, no scusate, qui. Poi fate beh, con tipo musica, e uno uscirà la musica. Ecco, poi voi potrete. Ah, usciamo senza salvare, guardate. Voi fate così, no? Scegliete una delle clip. Continuate con quadrato e poi X. Poi fate X, aggiungi clip. Scegliete tipo questa. E la sigla qui sarà un po' lunga. Però voi potrete anche fare volume della clip, credo. Ecco, aggiungi, poi fare X, fate aggiungi musica, scegliete una musica. Potrete mettere la musica che volete nel vostro video, vi rendete conto? Quindi adesso, per chi non l'ha capito, vi rispiego meglio. Allora, installate Shark Factory, poi partite dal video, ok? Partite così. Poi dovrete andare, spostarvi in nuovo progetto e cliccare la X. Poi voi dovete scegliere anche questo, tipo Last of House. Così a caso, non so come. Tipo, vedete, ci sono queste clip. Oppure PS4. Scegliete qualunque clip che sia. Va bene anche questa. Quadrato e X. Poi dovrete andare qui e cliccare quadrato. E fare. Sposta la clip. Anzi, no, scusatemi, X. E poi potrete fare aggiungi screenshot. Questo si fa all'inizio, quindi con X aggiungi screenshot e potrete mettere qualunque. Tipo, qualunque. A me piace troppo questo. Aggiungi screenshot con quadrato e voilà, ce l'avrete. Poi dovrete andare alla fine, cliccare X e fare aggiungi clip. Scegliete poi una clip che volete, io in questo caso scelgo questa. X, aggiungi le clip e voilà. Poi, come notate, scusate. Ciao, ciao a tutti Ecco, ci sarà la clip. ragazzi. Ma se voi in più volete mettere tipo, che ne so, una musica, vi basterà cliccare X, aggiungi musica e scegliete una da qui, tipo Rounded Table,
ve lo aggiungerà. Quindi tipo magari, che ne so, c'è un combattimento, no? Magari c'è una parte di combattimento che a voi vi interessa. Magari volete mettere, che ne so, cliccate X e dite: mi piace mettere una musica all'inizio, potrei mettere questa. Bene, andiamo. Sì, esatto. Che ne so, tipo, cliccate R1. Magari vedete questa parte, io vado. Bene, andiamo. Sì. Tipo, magari quando state cavalcando un dinosauro, potrete mettere questa. Praticamente vi spiego. Potrete, tipo, magari c'è un combattimento, no? Guardate, praticamente cliccate R1, guardate. Magari dite: oddio, sto cavalcando un dinosauro, mi piacerebbe questa musica. R1, ok, è questa. Cliccate il touchpad. Fate attenzione perché alcune hanno il copyright. Oppure magari c'è un combattimento e mettete questa. Oppure questa. No, vedete, ce ne sono solo due. Bene, andiamo. Vedete? Sì. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.